Storytime, evoluzione radio. Bentornati su Storytime, dove si raccontano storie e voi siete i protagonisti. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram, Facebook e LinkedIn. Io sono Thomas Grioni e oggi ai nostri studi è passato a trovarci Alessandro Gini. Ciao Alessandro, come stai? Ciao, bene, grazie. Buongiorno a tutti. Alessandro è venuto nei nostri studi per raccontarci la sua storia, ma soprattutto il suo lavoro. Io leggo che sei un formatore consulente LinkedIn. Sì, esatto. Mi sono inventato questa professione così un po' di nicchia, un po' particolare. E mi occupo di aiutare le aziende professionisti a sfruttare LinkedIn al meglio per la loro professione, quindi personal brand, brand aziendale. E da quanto tempo lo fai e come ci sei arrivato a questo lavoro? Esatto, questa è la parte un po' divertente. Allora, intanto sono 10 anni, esattamente proprio quest'anno, che per un social come LinkedIn, che è cresciuto con tempi diversi rispetto a Facebook, no? Soprattutto in Italia, ecco, è più popolare da meno anni, sono tanti 10, e ci sono arrivato in realtà perché ero un utilizzatore. Io ho fatto un po' come molti, penso, in Italia nel 2006-2007 il mio account LinkedIn per cambiare lavoro, perché allora facevo il dipendente in un'agenzia, e poi invece ho incominciato a usarlo per cercare clienti. Nel 2010 mi sono messo in proprio una società di produzione foto e video e il mio socio mi ha detto: tu troverai clienti. Ah, ok, bene, come si fa? Non ho mai fatto il commerciale, e ho pensato allora di usare LinkedIn, e ha funzionato tantissimo, talmente bene che ho pensato poi di far diventare quello il mio lavoro, quindi usare diciamo la mia capacità comunque di lavorare nell'ambito della formazione per spiegare come usare LinkedIn in un modo più efficace. E entrando un attimo nella dinamica, io leggo un app for business, giusto? Sì, cioè? quello è il nome della mia società, perché diciamo nel tempo, da qualche consulenza, qualche corso, la cosa ha preso una dimensione più importante. Ci sono dei collaboratori, facciamo sia formazione, consulenza, ma anche servizi d'agenzia, quindi gestire per esempio i canali LinkedIn, super verticale, solo LinkedIn, non facciamo social in generale, quindi ci serviva una casa sotto cui mettere tutti questi servizi. L'abbiamo chiamata Up for Business, della serie proprio siamo pronti, siamo qui, siamo su per fare business insieme ai nostri clienti. E vabbè, la domanda che mi viene spontanea, visto che io stesso mi è capitato di trovare lavoro grazie a LinkedIn, quali sono gli errori da non fare con il proprio profilo? Allora, intanto mi piace che mi dici col proprio profilo, perché LinkedIn è un ambiente di networking tra professionisti. Ci sono le pagine aziendali, c'è l'advertising, quindi si può fare anche l'aspetto di marketing se vogliamo, però LinkedIn nasce per mettere le persone in contatto tra loro. Sì. E quindi il profilo, anche questo lo dico magari per chi ascolta e ha un'attività, va bene avere le pagine aziendali, noi lo facciamo questa cosa, però il profilo è sempre l'elemento più importante, quello da cui si parte, quello più potente. Ci sono secondo me 3 errori abbastanza comuni in effetti che si fanno. Il primo è un po' dare per scontata la prima impressione, l'utilizzo quindi delle parole giuste, dell'immagine giusta, dell'immagine magari di copertina giusta. Noi abbiamo sotto al nome e cognome su LinkedIn uno spazio che si chiama sommario, headline, che non è solo il job title, è proprio la nostra insegna, no? Dove mettere le parole chiave, far capire il valore a chi magari ci visita, e spesso viene trascurato. Uno mette appunto il job title e basta, non basta, quindi non dare per scontato la prima impressione, l'uso delle parole chiave. Un altro errore comune, secondo me proprio da non fare, è quello di non dare valore alle connessioni. Siamo abituati un po' come si fa su Instagram, segui, magari anche su LinkedIn alcuni aggiungono le persone, collegati e fai l'album delle figurine. Ma noi vogliamo sviluppare relazioni su LinkedIn con le persone, no? Quindi magari aggiungere meno persone, ma cercare con queste, con un messaggino, di far capire perché ci siamo collegati, fare una domanda, scambiare un'opinione, no? Però fare networking veramente, quindi parlare con le persone. Di stabilire un rapporto. E un altro errore? E un altro errore è quello di sottovalutare l'aspetto proprio social anche di LinkedIn, cioè di leggere i post, commentare i post, pubblicare dei propri post. Pensa che ti do un dato Italia, di tutti gli iscritti, che sono ormai 19 milioni gli iscritti in Italia, solo, dipende dal mese, però circa un 3-4% in un mese solare fa almeno una condivisione o un post. È un numero piccolo se ci pensi, no? Quindi molti sbirciano e basta. Ci sono 4 milioni e mezzo di utenti che si collegano almeno una volta al mese, quindi 19 iscritti, 4 milioni e mezzo che si collegano, ma solo il 3%, ora non ho il numero, ma postano. Si può fare, postano. Quindi chi lo fa e chi poi trae il massimo dalla piattaforma, perché diventa più visibile.
Eh sì, è un po' come l'algoritmo su Instagram, su Facebook. Bravo, è un social. Più posti, più commenti, più il tuo profilo va in hype. Esatto. E a livello invece, secondo te, qual è quella mossa che fa bingo quando un datore di lavoro deve scegliere una persona su LinkedIn? E secondo te qual è quel, io dico quella mossa, ma potrei dire quella caratteristica, secondo te, vincente, che un profilo ha che piace di più ai datori di lavoro? Beh, questo è veramente difficile. Se avessi veramente questa risposta univoca, probabilmente sarei in vacanza 365 giorni all'anno, perché la venderei molto chiaramente, che dipende molto dall'altra parte, no? Chi c'è, che tipo di azienda c'è, la dimensione, il settore. Però va proprio pensato in ottica di reputazione, no? Quindi dall'altra parte il recruiter o il titolare dell'azienda cosa vede? Cioè, ha la sensazione che questa persona è una persona di cui ci si può fidare, quindi evitare anche di parlare male del proprio precedente posto di lavoro o avere un atteggiamento appunto di polemica, del contro, no? Tutto, perché dall'altra parte possono venire un po' dei dubbi, quindi la reputazione va curata. Magari su Facebook siamo tutti più lì. Ecco, su LinkedIn no. Sì, su LinkedIn è quasi più un profilo formale. Non troppo ingessato, possiamo essere umani. Questo è un grande passaggio che LinkedIn ha fatto negli ultimi 3-4 anni, cioè di condividere anche dei punti di vista un po' più umani, personali, ma non senza filtro, solo della vita privata. C'è anche il professionista, può mostrare il lato umano. Sono in un momento difficile del mio business, non è un tabù parlarne eventualmente, ma cerco di ricondurlo a un discorso un po' business, ecco. Tra l'altro, piccola curiosità mia, LinkedIn è nato da chi? Chi è che ha inventato LinkedIn? Era indipendente, Reid Hoffman, uno che viene fuori da PayPal, per intenderci. Ah. Quindi la chiamano la PayPal Mafia, quelli che erano Elon Musk era anche tra questi, e era indipendente, adesso è di Microsoft. Ah, ok, quindi da lì poi è nato tutto. E tornando invece un attimo a te, io leggo evento Inspire Day. Sì, il primo dicembre 2023 a Milano ci sarà una giornata dedicata proprio a LinkedIn, che non è un corso di formazione, di corsi ne faccio da 10 anni. Questo invece è un evento di una giornata con 15 speaker diversi internazionali, 10 diversi interventi, che vuole dare ispirazione alle persone grazie al fatto che contaminiamo mondi diversi. Si parlerà di diversity e inclusion su LinkedIn, si parlerà di sport, si parlerà di community, di big data analisi, veramente temi diversi. Vuole dare conoscenza tecnica e poi permettere alle persone di fare networking, perché ci sarà un networking tematico guidato sia a pranzo che a aperitivo. Quindi è una giornata a cui avrei voluto sempre partecipare, alla fine, visto che non esisteva, l'ho inventata e l'organizzo io. L'hai creata, l'hai ideata. Esatto, a Milano sarà. A Milano. E secondo te, questa è un'altra domanda che ti faccio, qual è quel ramo lavorativo dove LinkedIn è più utilizzato per cercare personale? Non c'è una predominanza netta, però ci sono dei mondi, per esempio il mondo IT in questo momento su LinkedIn è molto in fermento, anche perché c'è meno offerta, le persone, diciamo, non sono a sufficienza, quindi le aziende fanno un po' fatica. Però guarda, e questo è un messaggio anche per chi ascolta, perché appunto ci sono professioni diverse, LinkedIn è diventato molto trasversale nelle professioni, quindi se fino al 2018-19 magari trovavi solo l'impiegato, la persona, diciamo, magari anche con un po' di tanti anni di esperienza, la pandemia ci ha messo il suo zampino a portare tutti un po' più online, adesso si trova anche la ricerca magari di figura operativa, anche magari nell'ambito della ricettività o non voglio dire gli operai, no? Quindi l'ambito produzione magari su LinkedIn no, però è molto più trasversale di una volta. Sì, è cambiato forse, sì, un pochettino. Sì, sì, sì. E prima di dare i dati che ho qua tuoi importanti a dare ai nostri ascoltatori, ti chiedo di lanciare un ultimo messaggio, no? A tutti quelli che magari hanno Tinder, non è un lapsus, ecco. Non è un lapsus, perché volevo arrivare lì, la prossima domanda giuro che era quella, no, LinkedIn, perché magari uno ce l'ha però non posta, non commenta, quindi un messaggio a loro per farli capire quanto è importante LinkedIn. Allora, intanto di non usarlo come Tinder, visto che in effetti se ne parla online. Esatto. Noi all'Inspire Day avremo uno speech che si chiama Facebook, LinkedIn non è il nuovo Facebook, ma a un certo punto abbiamo anche pensato di fare uno speech che si intitolasse LinkedIn non è Tinder. Poi abbiamo detto no, non provochiamo troppo, però c'è chi purtroppo lo usa anche in modo scorretto da quel punto di vista, quindi no, non usarlo come Tinder. La vera cosa è provarci, cioè è difficile fare danni se non fai questi errori macro, no, di condividere cose assurde. Provarci magari evitando quegli errori che dicevo prima e farsi anche sorprendere spesso dei risultati.
sì, diciamo che tornando alla frase che stavo dicendo prima, nell'ultimo periodo sono uscite queste notizie di tanta gente che utilizza LinkedIn come Tinder, quindi come app di incontri. Poi non so se dà risultati, io questo nemmeno io perché non l'ho fatto mai. Esatto, però sì, era uscita questa notizia qua. Comunque ti troviamo a proposito su LinkedIn come Alessandro Gini, sì. E poi c'è un numero che è il 347 468 9279. Esattamente, anche per informazioni sull'evento dell'Inspire Day, ma anche per una domanda su LinkedIn, io lo dico, avete un dubbio su LinkedIn, mi cercate su LinkedIn, mi scrivete un messaggio, mi fa piacere anche rispondere al di là di fare una consulenza, cioè proprio aiutare la community. Sì, magari una domanda così lampo, non c'è nessun problema. Grazie mille Alessandro di aver portato la tua storia ai nostri studi di Storytime, che ricordo è presente anche Storytime su LinkedIn, quindi se volete cercarla ci trovate anche lì. Grazie mille Alessandro. Grazie a te. In bocca al lupo per tutto. Crepi. Alla prossima. Viva il lupo. Viva il lupo. Storytime, Evoluzione Radio. Ok.